City Report. Stiamo percorrendo il ponte della Ghisolfa, cari amici, amiche. Continuiamo a riprendere un po' di stupendo qui, ma il nostro obiettivo è un altro. Adesso gli rubo la camera al nostro amico Paolo. Faccio un giro in giro, vi faccio vedere quali macchine che passano e poi ritornate a vedere noi. Abbiamo preso appositamente questa camera. Eccoci qua, noi stiamo facendo la discesa del ponte della Ghisolfa verso Piazzale Lugano, verso poste dove stanno in teoria costruendo il nuovo Mega Esselunga, ma che non sanno, non c'è ancora su nulla, solo uno scavo. Allora, io tra le tante cose che mi chiedo è: quando vengono date queste licenze, queste concessioni, si pensa a tutto quello che c'è intorno? Tra circa un minutino, adesso tagliamo un secondo, facciamo la strada, vi farò vedere cos'è la cosa che mi ha turbato un attimino sullo spreco delle situazioni, sulle cose degradanti. Non ti vedono così? Degradanti. Okay. Va bene, stoppiamo un attimo, arriviamo. Ed eccoci, qua siamo sempre sul ponte, qui siamo sulla parte alta che vi abbiamo fatto vedere dal basso, infatti guardate qua dal basso, com'è? Quel famoso posticino dove avevo detto che facevano le grigliate. Ecco, guardate la pericolosità di questa situazione qua. Tieni Paolo, scusa tu. Guardate qui. Hop. Hop. Qui un bambino potrebbe caderci dentro. Si spera sempre che non vengano lasciati soli qua, anche perché tra macchine e restante e rumore è una follia. Vi facciamo vedere invece l'altra parte della stazione elettrica con i suoi binari. Ecco, andiamo così che gli facciamo vedere. Beh, anche qui guardate, tutto scassata. Lo volete vedere? Il mio dito, lo sporco di qua e lo sporco dall'altra parte del muro con i carrelli della spesa. Poi sembra una rete, una scala per saltare dall'altra parte. Dove la vedi la scala? Qua, dritto davanti a te. Ah, sì. Vieni un po' più qua. No, zoomiamola un pelo. Facciamo un po' fatica perché abbiamo l'autofocus qui oggi messo a cavolo, bisognerà rivederlo. No, è proprio l'autofocus, ma facciamo ancora prima. Siamo leggeri. Ok. Quella scala è nuova, non c'è mai stata. E in effetti la scala è nuova, questa serve per scavalcare da una parte all'altra. Dall'altra parte invece vi facciamo vedere dove eravamo prima, lo sporco. E un carrello qui, vabbè. Torniamo sulla retta via con lo sfondo dello skyline di Milano. Come potete vedere anche qua. Sì, c'è uno spazio, questo è sempre stato così da quando l'hanno disegnato, ma andiamo avanti. C'è la ferrovia, la stazione di Porta Garibaldi sullo sfondo. Questa è la stazione, appunto, come sta dicendo Paolo, di Porta Garibaldi. Ai confini di questa stazione verrà fatta la nuova Esselunga nell'ex palazzo delle poste di Piazzale Lugano. Ma proseguiamo, come vediamo vanno anche le biciclette sopra questo marciapiede. Avranno messo la grata che mancava una volta? Manca, no, ancora? C'è ancora la grata mancante. Ah no, ha ragione Paolo. Ma questa Paolo l'hanno fatta per me perché ancora non ho in mano tutte le impostazioni della camera per farmi vedere meglio il graffito che c'è sotto. Guardate, qua abbiamo questo filo al posto della grata. Sono anni che è così, anni. E io così mi inserisco all'interno e vi faccio vedere anche i graffiti. Questi sono i graffiti. La cisterna, la casa dell'ex custode e questo è un po' lo skyline a fianco alla Conad per arrivare in Piazzale Lugano. Ma andiamo avanti. Tra l'altro i mezzi che passano qui non passano granché a velocità moderata. Facciamo vedere un'altra grata sfondata, tocchiamola un attimino, attaccata col filo di ferro,
per quanto può essere sicura, una gatta così Non ci convince, hai ragione. Si parla tanto di sicurezza sul lavoro, però alla fine... Sì, no, ma qui è la sicurezza pubblica in realtà, perché poi ci passa della gente qua. Ma continuiamo a seguire il nostro Paolo, che oggi ci fa vedere un po' delle situazioni. Scatola di un trapano, dal colore sarà Makita. Addirittura li riconosci dal colore? Certamente. Ragazzi, ma che schifezza. In alto graffito. Ma andiamo avanti? Ma andiamo avanti. Insomma, qua l'andare avanti è un proseguo di schifezze. Se tu lo puoi inquadrare nell'angolino, un po' verso di me, se lo vedi meglio. C'è una fossa, da qua non si vede, ma c'è una fossa piena di oggetti, eccola qua. Non riusciamo a zoomarla più di così, ma credo che si veda già così. Torniamo indietro, noi siamo sopra il ponte, cisterna. Sì, in effetti oggi, oltre che testare il territorio del comune di Milano, del municipio 8, stiamo testando la camera per vederne i punti di forza, i punti deboli. Alberi caduti, mai portati via. È una puntata interessante. Oggi abbiamo il massimo dell'estro, Bavaria. Questa camera è bene, seconda. Questa è una di quelle birre da mettere in collezione, perché per ora vince sempre la Moretti e la Peroni. Ringraziamo il nostro cameraman in seconda, Tullio Trapasso. Come per la matematica, mi sa che anche il cameraman non sarà il mio mestiere. Questi sono i lavori, guardate la esposta, è stata rasa al suolo. La vediamo qui dall'alto, adesso appena troviamo una buona posizione, perché purtroppo è stato cementato tutto. Ma gli alberi qui, le potature eccetera, eccola qua, questa mi sembra una buona posizione. Guardate la spianata, quella è Piazzale Lugano e questa è la spianata che è stata fatta per permettere la costruzione del nuovo centro commerciale. Interessante. Ma proseguiamo. Sì, insomma, è tutto un pezzo abbandonato dagli uomini e dagli dèi, direi. Ci è andata male, perché fino all'altro giorno qua c'erano due biciclette. Beh, no, dai, alla fine ci è andata bene, allora, dai. No. Qualcuno ci ha visto ed è intervenuto, dai. Abbiamo comunque le foto che vi faremo vedere in questo filmato. Vabbè, dai. Dai, pensa alla positiva. Qualcuno ci avrà visto e sarà intervenuto, meno male. Insomma, il nostro scopo è anche quello. E qui invece vedete ci sono delle gobbette sul terreno che si possono percorrere. Nel punto in cui è più basso lo scavalco è stata messa una rete, però si scavalca lo stesso, credetemi. Però è stata fatta, almeno un principio è stato fatto. E questa situazione di oggi la vorrei concludere portandovi invece in quella che secondo noi è la maggior incompiuta di questa situazione, oltre a quella che vi abbiamo già fatto vedere. Facciamo vedere anche l'ingresso. Questo è l'ingresso, eccolo qua, da qua si vede molto bene. Ok, ma quello che adesso vi vogliamo far notare di tutta questa situazione è: vi ricordate che in questo quartiere, Piazza Lugano, qui siamo ai confini tra il municipio 8 e il municipio limitrofo, vi erano stati dei problemi di sicurezza in questo parchetto ai tempi, quando ancora c'era la vecchia struttura, perché si sa, la famosa teoria Giuliani, quando c'è un vetro rotto sulla macchina poi la situazione peggiora, diventa ok, perché non lascia passare. Ma il famoso sottopasso che avevamo visto io e il Paolo Rusconi insieme agli altri amici, Daniele Menti, eccetera,
Adesso che verrà fuori questa situazione di, appunto, di Esselunga, in che condizioni è? Sappiamo che è stato grigliato, cioè nel senso grigliato non è come l'hamburger, è stata messa una griglia di copertura sopra. Andiamo a vedere come è oggi. Ci fermiamo un attimino prima, perché qui sotto di notte dormono, defecano, mangiano. Beh, vediamo se riesco a non uscire tutto puzzolente. Beh, che qui sotto la numerosa presenza di tovagliolini direi che ci fa capire bene a che cosa serve questa situazione. Molto probabilmente si ritrovano anche a farsi delle dormitine. Ci sono dei resti qui. Va bene, ed eccoci arrivati dove volevamo arrivare. Altro sporco. Sì, questo l'abbiamo segnato già prima. I sacchetti. La altro nostra sacchetto. Passeggiatina quotidiana. È molto bravo a fare il cameraman, però a presentare ogni tanto mi si inchioda davanti. è la bellezza del fatto dell'amatorialità delle cose, professionali e amatoriali. Eccoci qua, questa è la famosa griglia. Sotto non credo che si veda, qua c'era una scalinata che vi faceva attraversare e vi portava dall'altra parte, dove vedete quella griglia in fondo dall'altra parte. Si vede. Veniamo a vedere se si vede qualcosa da questa parte. Adesso crescono gli alberi, qui tra un po' questa grigliata verrà sollevata dall'albero che sta crescendo. Ti dico la verità, con questa griglia qui la visuale non è delle migliori. Ho notato che abbiamo dei problemi con le griglie. Comunque questi qui sono due alberelli che stanno nascendo dal sotto. Arriviamo alla fine di questa parte. Ci sono altri alberelli, quindi la natura rigogliosa sta prendendo. Sì, vedo anch'io altri alberelli, ma vedo anche che c'è la catena con lucchetto, quindi vuol dire che tendenzialmente rispetto a prima da questa parte una l'hanno già tolta, la proprietà dovrebbe essere abbastanza controllata. Io ho dei dubbi sull'altra parte, ma infatti adesso andremo dall'altra parte, ma c'è un'altra catena sotto che potrebbe essere una di quelle che è stata tolta le scorse volte, oppure no. Ci fermiamo un attimo, attraversiamo e ripartiamo dall'altro lato della strada. Ok Paolo, andiamo là. Diciamo che a Milano gli alberi crescono ovunque, si prendono gli spazi dove, anche dove non ci sono, ma seguendo il guardrail siamo dalla parte opposta dove eravamo prima, Piazza di Lugano. Abbiamo un'altra bicicletta abbandonata di quelle a noleggio del comune di Milano. Ed eccomi, il consultore di City Report è tornata. Questa è chiusa, però sicuramente è stata occultata, è ancora legata. Ma questa invece ha fatto proprio una brutta fine. Una B-twin, quindi le bici del Decathlon. Siamo dall'altra parte di Piazza Lugano, a fianco al Sunflower Hotel, questo bellissimo 4 stelle, che ho sempre avuto il dubbio se lavorasse o meno, vabbè comunque. E stiamo andando adesso a vedere la seconda grata. Quindi dalla parte arrivando da Piazza Maciachini, non più da arrivando da Piazza delle Lugano e da Certosa. Seguiamo e andiamo a vedere. Ed eccoci dall'altra parte. Le scalinate sotto vedo che non sono state pulite, c'è ancora lattine, c'è tutta una schifezza di plastica, fogli di carta, eccetera. Però penso che sia anche normale, tra virgolette, dato che ancora non si ha idea di che cosa ne sarà di questa parte qui. Comunque Paolo, fai vedere la catena anche qui come dall'altra parte, è incatenata. Oggi il sole ci ride, ci fa compagnia. Proseguiamo, sicuramente questa roba è una schifezza, detto così perché adesso non ha nessuna utilità.
Nel frattempo facciamo anche passare un po' di personaggi che ci stavano osservando particolarmente. Questa non è qui da poco. Ci abbiamo anche una tolla di vernice e la tira di birra, quelle immancabili, poi vai le varie schifezze che ci sono nel dietro, perché nel dietro di queste strutture guarda quanta roba attaccata, un bluster, una catena, perché veniva usato come fosse una griglia per attaccarci i mezzi. Passo un secondo che arrivo ed ecco che facciamo il cambio mano. Qua abbiamo un'altra catena attaccata al paletto, ma vi facciamo vedere, ritorniamo alla nostra amica gomma, ecco, ma andiamo a vedere, perché abbiamo qua un attraversamento pedonale che dire che sia pericoloso e poco. Vediamo se riusciamo a non farci investire il primo giorno con la nuova camera. Ecco, e qua troviamo un'altra bicicletta legata, non legata, sì legata, ma totalmente sventrata. E vi ricordo che questo lo stiamo facendo per due motivi: sono finite le elezioni regionali, che poco c'entrano chiaramente o poco col comune di Milano, ma per ricordare che i problemi di Milano non mancano. Speriamo che i nuovi eletti anche loro si facciano sentire dal sindaco Sala, perché questa città in molti punti è veramente sporca. Qui siamo a angolo con la via privata Colico e qua addirittura, ma è un bagno? È un bidet con un pezzo di fogna che sembra addirittura una fogna ancora in amianto. Benissimo, allontaniamoci che non vogliamo ammalarci. E qua ci abbiamo un buco che è la parte di là, che anche questa ve l'avevamo fatta vedere l'altra volta. E insomma, macerie. Diciamo che qui nell'arco di poche centinaia di metri c'è veramente un angolo totalmente da rivedere, da rimettere in ordine. Se Tullio mi segue con la camera, abbiamo... cosa sono? Allora, in India ci tenevano il serpente, poi c'era quello che suonava e lo faceva uscire. Prova a scoperchiare. Cosa c'è qua? È un peluche? Spero sia un peluche. Sì, è un peluche questo qua. Vai. Abbiamo qua difficoltà, ma ci siamo. No, io volevo vedere qua invece. Fammi vedere. Una bilancia. E un po' di vetreria che è stata buttata con il famoso contenitore qua del serpente, come l'ho chiamato io. Beh, sempre meglio che non ci fosse il serpente dentro, dai. Mascherina. Ripassiamo la camera qui e andiamo avanti. E come vedete c'è ancora la recensione arancione. Del lavoro in corso. Ma ti ricordi che in mezzo c'era un bagno? In mezzo chimico, c'era anche, tra le varie c'era un bagno chimico e dentro c'era una casetta. Andiamo a vedere? Andiamo a vedere. Questo è un sopralluogo che è partito dall'idea sempre di collaudare questa nuova telecamera, ma anche dal fattore di rivedere un attimino questo angolo, questo maxi pezzo in realtà che proprio non è un angolo. Le macchine corrono in maniera paurosa. Di Milano, che ancora diciamo non è a livelli civili, anzi. Vedo che c'è il passaggino aperto, le carte della pizza, ma io mi chiedo, sopra un cavalcavia le lanceranno dalla macchina? Non credo che vada in giro con le pizze in mano e tutto in mano. Vediamo quest'angolino di rientro come stiamo messi. Mamma mia! Tullio, noto? Che hanno tolto le cunette, ti ricordi? Sì. Hanno tolto le cunette, ma c'è una marea di immondizia. Sì, immondizia veramente tanta, e fra l'altro hanno tappato con le macerie poi, più avanti, il buco dove si entrava all'interno di questa proprietà, dove avevamo trovato, Paolo, le cabine, la casetta, eccetera. Quindi come lo vogliamo quantificare questo? Un lavoro fatto a metà?
Poco meno di metà? Fatto metà, perché la casetta è sparita, che era lì in mezzo. È rimasto questo posto grandissimo, dove non si capisce. Goccia, non so se si vede, quella in fondo rotonda è la goccia. L'ex gasometro. Ex gasometro. Adesso tiriamo lo zoom. Bene. Bene. Cosa ci vuoi dire, Tullio? Non riesco a capire come possa esserci una riqualificazione come quella che sta facendo Esselunga, perché ormai sono solo i supermercati che acquistano palazzi vuoti, salvo che non costruiscano case, e rimanga poi tutto nel circondario una roba del genere. Questa qui è indecente, 100 ruote di motorini, una schifezza, ma non è poca roba, e non è da poco, perché guardate, cioè, è veramente tanta la roba, Abbiamo visto cumuli molti più grossi, qualcuno mi potrà dire le misure sono non sono oggettive, sono personali, però questo è un posto dove... Guarda, addirittura c'è un servizio da caffè, se lo vedi, guarda. Teiera, tazze, la radio a fianco. Bah. Vabbè, proseguiamo. Possiamo dire che sotto questo aspetto è una Milano tutta da scoprire. Qua scendono, ma fammi capire dove cazzo vanno, perché qua è tutto chiuso, No, di qua no, si ammazzano se scendono più di qua, Però c'è una bicicletta, no, ragazzi. No, c'è divelto sotto il ponte. È aperto da sotto, sì. Guarda che c'è la bicicletta, prendi la bicicletta. Quindi entrano da qualche passaggio. Ma dove sarà il passaggio qua? Direttamente sotto il cancello, dice? Io passeggio per il... Questo è il passaggio pedonale, Tra l'altro c'è un cartello qua che dice: questa località è interessata all'occupazione del suolo pubblico, fermata sostitutiva autobus e comando generale. Qualche incivile poi ha buttato il sacchetto di dentro. Ma diciamo che questo punto qui è veramente degradante, cioè è una roba brutta proprio. E vorrei ricordare che qua non siamo in periferia, Interessante anche qui, guarda. Allora, il fettore, neanche la macchina nuova ve lo può dire, ma vi assicuro che c'è di tutto qua dentro, è una puzza incredibile. Vai di qua. Anche qui, dietro il quadrai, birra Moretti. Ok, aggiungiamo anche la classifica delle birre più bevute da occupanti. Dimmi che non è un pernotto questo. Cacchiarola. Sì, vero, c'è un sacco a pelo infilato dentro. È difficile qui con la rete riuscire a prenderlo. Bisogna salire sopra. Va bene, fidatevi, c'è un pernotto, viene difficile oggi riuscire a... Infatti è anche aperto, se vedete. Sì, infatti è tutto aperto. C'è un materasso coperto con dei cuscini. Su questa cosa qui è meglio la Osmo, che la puoi infilare dentro i buchi, ma questo oggi è un test, qui troviamo tutte le situazioni praticamente che possiamo trovare quando andiamo a fare un monitoraggio, un'esplorazione delle nostre cose. Per esempio, normalmente le scorse settimane vi abbiamo fatto vedere posti grandi, questi problemi non c'erano e avevamo dietro la Osmo. Stavolta ce l'abbiamo, ma non l'abbiamo portata dietro perché pensavamo non ce ne fosse bisogno. Sempre sporco. Stiamo finendo di percorrere
porca via. Adesso scenderemo sull'altro lato e passeremo sotto un ponticello dove perfetto. Il fetore, la puzza, neanche. Ma è il famoso sottopasso? Sì, sì. Ah, beh. Oh, nel caso però che qualcuno faccia fatica a fare questo pezzo, abbiamo anche il monopattino. Ecco, e questo qui è l'ingresso per entrare lì in mezzo. Fai passare che c'è una persona. Ok, riapri pure. Guardate qua. Vedete il deodorante? Lo spazzolino. Quello che non vi abbiamo potuto fare vedere dal fondo, questo è l'ingresso per entrare e ficcarsi in quel cunicolo che io mi chiedo cosa sarà. Acqua potabile? Acqua potabile, chiudi pure. E a questa altezza qui trovate il passaggio per andare poi, questo monopattino, nel posto che vi indicavamo prima, che è a circa metà di questo guardrail. Siamo a questa altezza qui, qui c'è il palo, segnaliamo questa cosa qui a chi ne avesse intenzione di sistemarla perché potrebbe essere anche pericoloso, e poi la persona stessa che vive in quel cunicolo lì, insomma, va bene che è coperto, va bene che è caldo, però forse avrebbe bisogno di un posto da essere umano. Comunque, dove hanno rotto, hanno sistemato alla bella e meglio, filo di ferro per tenere una grata, ma, e per non cambiare quella dietro. Ma lo sai cosa penso, Paolo, però? Adesso i nostri amici ci stanno vedendo far vedere tutte queste cose, che questo sia un posto che è sotto costante assedio, perché si vede che vengono totalmente forzate queste cose qui. Come vedi, c'è un parchetto sotto. Il parchetto, e lì là ce l'ho con la rinnovata pizzigone. Ok. Stavo dicendo, si vede che viene manomesso molto spesso, perché comunque qualche intervento c'è. Mi sa che sono eccessivi gli ingressi e le forzature che fanno di queste strutture anche. Adesso non è un attenuante per chi comanda Milano, per i servizi come del comune o polizia municipale, eccetera. Però insomma, ci sembra che qui... Che è? Cos'è questo robo? Abbandonato? Ma cos'è? Sembra una piattaforma. Non so. Cosa ci fa qua? Piti, la piattaforma. Vabbè. Eccoci in discesa. Altre biciclette. Altre due biciclette che troveremo tra qualche secondo lungo appunto la strada che stiamo percorrendo. Qui siamo sempre a fianco alla rinnovata Pizzigoni. Questo è l'asilo comunale. Questo è l'asilo comunale. Biciclette, bicicletta. E allora questa è una bicicletta fatta a persona, si può dire? Spaccata. Guardate. Spaccata. Qua. Spaccata qua. E fai vedere la catena, tirala su. Oltretutto legata. Questa è diventata una bicicletta all'utilizzo di una persona sola. Facciamo vedere comunque come facciamo sempre il codice. Ok, abbiamo fatto vedere il codice. Questa è un'altra bicicletta, questa qui è pure totalmente sbloccata. Spostala tu perché sono troppo dentro, vai. Manubrio. Ok, anche questa. Ok, no, lasciala. Questa forse no. Questa no, questa è. È solo spaccato lì il coso, va bene. Oh, adesso allora scendiamo, facciamo le scale e vi facciamo vedere una parte molto pericolosa. Tra l'altro stiamo anche provando il sistema di stabilizzazione, quindi se vedete saltellare fatecelo sapere che poi applichiamo qualche modifica. Allora, non vorrei mettere il dito nella piaga o sul bullone, però sono lavori fatti col sedere. Se un bambino corre e cade, si rompe la faccia. In effetti è un po' schifosa sta roba. Va bene, allora noi ci facciamo questo sottopassaggio dove ci sono anche le pizze e un'altra bicicletta. Okay. E dove è stato rotto qualche anno fa e al posto del pannello ha messo il legno e così è rimasto. Ah, quindi abbiamo il legno al posto... Ah sì, si vede. Le luci che non funzionano. Beh...
Vai, no, chiusi. Funziona, dai, qualcuna funziona, non tutte. Vengono chiusi a un certo orario adesso gli sottopassi. Ok, che mi sembra cosa buona e giusta vedendo le condizioni. No, perché se una persona passa e le persone malintenzionate chiudono da una parte, poi chiudono dall'altra e tu rimani in mezzo. Dai, questo mi sembra, ti vedono quando chiudono da una parte all'altra, eh? Oh, può essere che succeda, ormai nella vita può capitare di tutto, però insomma, dai. Ok. Lì fra l'altro ci sono, guarda, ci sono due passerelle lì in mezzo. Possiamo tornare di qua. Ma come mai ci sono due passerelle? Perché probabilmente ci sono i lavori in corso. Ci sono i lavori in corso? È ancora in corso. Intanto vediamo i graffiti e il passamano tutti arrugginiti. Sì, in effetti. Quindi tetano a go-go. Ah sì, ci sono tutte le passerelle. Sì, ci sono anche, sono lastrate col cavalletto. Come mai sono lastrate col cavalletto? Sto guardando. Non capisco. Vabbè, qualcuno ce lo farà sapere. Tanto c'è anche la lattina di birra, diamo di Bavaria 2, quindi questa è compresa nel prezzo dell'altra volta. Ed eccoci in via Principe Eugenio. Siamo scesi dal cavalcavia. Un caldo incredibile. Questo è l'ingresso di quella centrale elettrica che vi facciamo vedere da inizio. Citofoni. Ma un dettaglio simpatico, sulla sinistra, guardate le telecamere. E sono ancora così. Stanno sorvegliando i lombrichi. Perché i lombrichi si accoppino bene, devono essere collegati con qualche biologo, qualche zootecnia, non so, comunque. Quello è che ci passa il convento. Andiamo a rivedere questa porcheria che dovrebbe essere l'uscita di sicurezza della stazione. Quest'angolo è un deposito di rifiuti. Di rifiuti. Tapparelle da una parte e dall'altra vento bottiglia vaghi, di birra. Vento vaghi e bottiglie. Bottiglie di birra, borotalco, tante scatole di borotalco. Va bene, si vede che qualcuno ha problemi di figurazione. Magari i piedi. Ma fai vedere quelle, tutti i pali dell'alta tensione, e entriamo nel nostro posticino preferito della zona. Siamo molto vicini al nostro punto d'incontro quando si parte per fare i video. Questa è la famosa Conad. Allora, marciapiede. C'è da tagliare sicuramente le piante perché non si riesce a passare. Entriamo. Beh. Un po' più pulito direi che fronte le altre volte. Direi che sì, è un po' più pulito, ma noi siamo contenti. Attenzione, questo nostro è sempre un monitoraggio, non è un attacco verso nessuno, salvo chi non fa il proprio dovere. Qui i lavori, bene o male, sembrano fatti. È un po' più pulito del solito. Qui di solito troviamo anche i campeggianti, adesso andiamo a vedere se li troviamo. Vediamo se la porta è chiusa. Sì, la porta è chiusa. Ecco, questa qui è la struttura della metropolitana che vi volevamo far vedere. Ferrovie dello Stato. Ferrovie dello Stato. Sono stati tagliati gli alberi, qui vedi, gli rami degli alberi. Hanno colto anche tutti quelli che erano le... Sì, esatto. Esatto. Ma cosa troveremo dietro la cabina? Comunque è stata molto ripulita rispetto a prima. Anche se gli alberi stanno... Sì, esatto. Esatto. Questa è l'uscita di sicurezza. L'uscita di sicurezza mi sembra molto conciata qua. Questa uscita di sicurezza qui non va bene. Qua c'è un po' di roba che potrebbe prendere fuoco, quindi anche questa qui è tutta roba da rivedere. Però diciamo che rispetto a prima la situazione non è messa così male, nel senso che comunque sono state pulite le cose che c'erano da pulire. Poi tutto dipende da quello che uno vuole fare, insomma. Diciamo che comunque abbiamo ancora la base di pernottanti, come avete visto, non diamo lì troppa tagli addosso.
comunque abbiamo fatto anche quello. Boh, Paolo, che dire? Che ora abbiamo fatto oggi? Le 17, siamo in giro da 2 ore. Ecco, abbiamo trovato il pernottante dietro la solita struttura, un povero anziano, che abbiamo visto che non era... pericoloso? Sì, ma non era neanche dell'umore di farsi intervistare, ve l'abbiamo fatto vedere così, giusto per segnalarlo a chi se ne dovrebbe occupare. E voilà. Questo è il laterale del giardino di questa casa che dà su Via Delfico, ma poi dà anche sul piazzale della Conad. Ecco qua, i piccioni sono felici. Vi portiamo a vedere un rifugio. Ed eccoci. Voilà. Ah, però. Ce n'è di cosine qua dentro, eh? Un vero e proprio pernotto. Materassi. E il tutto sul lato destro della Conad. Ed eccolo qua. Ma andiamo avanti. Voilà. Insieme a Paolo Rusconi con la nuova cam siamo tornati, è passata una settimana, vlog Ghisolfa. In questo caso siamo di fronte alla Conad. Purtroppo la persona che vi abbiamo fatto intravedere nello scorso video è sempre presente in questo posto. Questa volta siamo in un orario verso mezzogiorno, quindi non più il pomeriggio, praticamente rimane sempre lì. Non vuole farsi intervistare, fa bene a fare così, insomma li lasciamo liberi di fare quello che vogliono, noi non forziamo nessuno, certamente una situazione da visualizzare. E oggi siamo a Paolo Rusconi, da davanti la Conad, Ghisolfa, ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. City Report. City Report. City Report.